Viva Mazara, Mazara del Vallo. Applaudiamo le squadre in campo. Gentili sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Oggi per la 20ª giornata del campionato di eccellenza Girone A Sicilia si affrontano Unione Sportiva Mazara 46 contro Don Carlo Misilmeri. Andiamo subito a leggere le formazioni delle due squadre, cominciando dagli ospiti in maglia biancorossa che attaccano da sinistra verso destra. 1 Zummo, 8 Cerniglia, 21 Cossentino, 6 Pellegrino, 24 Federico, 10 Lavardera, 19 Miliziano, 4 Romaro, 23 Maltese, 11 Lo Gerfo, 77 Ricciulli. A disposizione del tecnico Tommaso Napoli, il 12 Chinnici, 5 Di Spezio, 20 Chinnici, partiti proprio in questo momento. Parte in avanti proprio il Don Carlo Misilmeri, ricevamo il 20 Chinnici, 27 Virzì, 22 Pavisic, 9 Matera, il 17 Sheriff, il 2 Scattareggia e il 30 Bertoglia. Allenatore dicevamo Tommaso Napoli, mentre in avanti il Don Carlo Misilmeri. Seguiamo questa azione e poi leggeremo la formazione dell'Unione Sportiva Mazara 46. In avanti, pallone in avanti, ma Keba fa buona guardia, quindi il Keba proprio, uno Keba, quindi 3 Galfano, 4 Jammet, 17 Vincenzo Russo, 22 Locascio, 23 Giardina, 18 Pace, 8 Ferraù, 27 Mario Erbini, 10 Rosella, 11 Murania. A disposizione il tecnico Emanuele Domenicali, il 12 Russo, 2 Ciolino, 7 Erbini, 9 Velardi, 13 Pirrone, 16 Valenti, 19 Cristaldi, 20 Lentini e il 30 Perrone. Seguiamo ancora questo attacco della Don Carlo Misilmeri, pallone per il numero 4 Romano che tenta un tiro ma insomma abbastanza alto, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'Unione Sportiva Mazara 46. E adesso la terna arbitrale, arbitra il signor Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta, che ricordiamo è l'arbitro che ha diretto la finale di eccellenza di Coppa Italia di eccellenza, quella fra Paternò e Super Giovane Castelbuono. E poi gli assistenti Antonio Catanese di Messina e Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta. Adesso viene fuori l'Unione Sportiva Mazara 46, che ricordiamo quest'oggi ci sono alcuni assenti. Adesso un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, è squalificato Licata, quindi a posto suo al centrocampo c'è Ferraù col numero 8 e poi infortunio per Barbero, per l'argentino Barbero e anche Angileri, insomma non è della partita, anche egli infortunato già da qualche giornata. Mentre come avete sentito dai giocatori in panchina, è rientrato Perrone, è importante insomma il rientro di Perrone, dell'attaccante Perrone. Ancora adesso Locascio e poi è Capitan Giardina in avanti a cercare Mario Erbini, poi Russo in avanti ancora a cercare Pace, ma il pallone viene intercettato adesso da Rosella, oggi schierato col numero 10, schierato dietro le punte. Buon pallone, ottimo il pallone di Pace alla ricerca di Murania, ottimo il pallone, insomma un bel cross. Adesso è ancora il numero 11
dell'Unione Sportiva Mazara 46. Che usufruisce del primo calcio d'angolo di questo incontro. Rosella, e poi è il pallone, insomma, il portiere Zummo devia proprio quasi sulla testa di Jamè, che però la tocca appunto di testa, il pallone finisce al lato, quindi già due sortite da parte dell'Unione Sportiva Mazara 46, pericolose. Come avete sentito, ci sono diversi giocatori, insomma, della Don Carlo Misilmeri. Ancora adesso l'Unione Sportiva Mazara 46, che sembra aver preso, insomma, un po' le redini del gioco. Calcio di punizione a favore del Don Carlo Misilmeri. Quindi, se vediamo appunto anche fra gli ex, anche Pace è un ex della Don Carlo Misilmeri, mentre in panchina abbiamo, come avete sentito, Sheriff è un giovane ex è un fallo in aria, un fallo in attacco, quindi calcio di punizione per l'Unione Sportiva Mazara 46. Dicevamo, Sheriff che è un ex Unione Sportiva Mazara 46. Mentre una vecchia conoscenza, ovviamente anche Bertoglio in panchina, una vecchia conoscenza sempre del calcio, diciamo, mazzarese, è Tommaso Napoli, che ha allenato il Mazara Calcio alcune stagioni fa, ma anche Ricciulli, insomma, fino a pochi mesi fa faceva parte appunto dei gialloblu, della rosa dei gialloblu. In avanti il Don Carlo Misilmeri, adesso con il numero 10 Lavardera, centro, e arriva il gol della Don Carlo Misilmeri, un pallone pericoloso al centro, impreparata la difesa appunto del, abbastanza impreparata, si è fatta cogliere la difesa dell'Unione Sportiva Mazara 46. Ha segnato Maltese, appunto il numero 23 Maltese, ha messo il pallone dentro. Ha approfittato, c'è stato un cross e poi, diciamo, su un contro cross di testa, poi Maltese ha depositato il pallone in rete, ma insomma bisogna, quindi quando siamo al settimo minuto è cambiato qui il risultato allo stadio Nino Vaccara, con Don Carlo Misilmeri che, insomma, la Don Carlo che è andata in vantaggio. Una disattenzione, secondo noi, e ha procurato il gol. Messo a segno appunto da Maltese, che è davanti allo specchio della porta, a pochi metri, pochissimi metri dalla linea di porta di Keba, ha colpito. C'è stato un cross e poi un controcross di testa, e Maltese di testa ha depositato il pallone in rete. Quindi 1-0 allo stadio Nino Vaccara fra Unione Sportiva Mazara 46 e Don Carlo Misilmeri. 0-1, ecco, per dirla esattamente. E adesso l'Unione Sportiva Mazara 46 deve ripartire, testa bassa, aveva avuto due buone incursioni nell'area della Don Carlo Misilmeri,
anche compreso un calcio d'angolo con Jammé, che per poco adesso Mario Erbini viene anticipato, esce ancora il l'Unione Sportiva Mazara 46, che ci prova con Murania. Vincenzo Russo, recuperato pienamente da un infortunio, pallone per il numero 3 Galfano, e poi pallone in fallo laterale per gli ospiti, che si trovano in vantaggio. Una squadra, dobbiamo dire, Don Carlo Misilmeri, che è una squadra che, se leggiamo gli uomini, insomma, il giocatore a disposizione, è una squadra di esperienza, perché insomma Cerniglia, Cossentino, Federico, che anche lui è un ex, ricordiamo, del Mazara, La Vardera, Lo Gerfo, per non parlare di Ricciulli, e che è una squadra ovviamente in panchina. Poi ci sono, c'è Pavisic, ricordiamo insomma i suoi trascorsi anche con l'Akragas, vincendo un campionato l'anno scorso. Adesso è ancora in avanti pericolosamente dalla Don Carlo Misilmeri con il numero 19 Miliziano, e poi parla per Ricciulli. Ancora pericolosi i giocatori biancorossi. Gran vociare da parte di Tommaso Napoli, che chiede alla sua squadra di rimanere corti. Un allenatore di chiaro stampo zemaniano, lui che con Zeman ha disputato appunto da giocatore qualche stagione a Foggia. Quindi pallone adesso recuperato da Jammé, ma riperso nuovamente, adesso è Maltese l'autore del gol, allarga per Ricciulli, da quella parte bisogna stringere. Ricciulli, pallone di Ricciulli pericoloso, calcio d'angolo, un'occasione, un'altra occasione all'undicesimo per Ricciulli, pallone alto. E adesso calcio d'angolo per Don Carlo Misilmeri. Pallone tagliato che attraversa tutto lo specchio della porta pericolosamente. Adesso pallone per Pace, l'ex, come dicevamo, da Don Carlo Misilmeri. E Pace viene toccato, finisce a terra il numero 18 dell'Unione Sportiva Mazara 46. Che oggi agisce da esterno. Adesso ancora Locascio, entra in aria, l'arbitro non si tratta, non c'è stato niente. Comunque si continua, e la Don Carlo Misilmeri ancora con il numero 10 La Vardera, giocatore di esperienza La Vardera. Pallone difeso, ma è bravo Jammé, e poi è Mario Erbini, Mario Erbini ancora, pallone per Giardina, controlla Giardina, la tocca per Ferraù, pallone in avanti alla ricerca però insomma di Mario Erbini, ma è il portiere Zummo. Esce, cerca di uscire la Carlo Misilmeri, ancora anticipato Ferrauda La Vardera, e poi si alza la bandierina perché Valtese era scattato in evidente posizione di fuorigioco. Però bisogna stare attenti perché Don Carlo Misilmeri sta giocando, ha degli uomini di esperienza con una certa tecnica, quindi bisogna giocare la partita. Adesso pallone per Murania da quest'altra parte, insomma adesso gioca a destra, bravo
Gioco di gambe di Murania per Mario Erbini, Mario Erbini ancora per Murania, ancora Murania, mette il pallone al centro e viene anticipato all'ultimo momento Mario Erbini da... dal numero 19 Miliziano, insomma una buona occasione quando siamo al 14esimo, occasione per Mario Erbini. Su imbeccata di Murania. Fa buona guardia qui Galfano che evita il peggio e si riprende con una rimessa laterale per Don Carlo Misilmeri con Miliziano. Pallone in avanti e ancora Jammet lo controlla, evita il numero 11 ma il pallone finisce in fallo laterale per Don Carlo Misilmeri, numero 11 ricordiamo lo Gerfo, e adesso è la Vardera alla rimessa laterale. Locascio allontana, Locascio, ma è il numero 6 ancora Pellegrino che rilancia in avanti a cercare Miliziano e guadagna la Don Carlo Misilmeri un altro fallo laterale. Rimane nella metà campo dell'Unione Sportiva Mazara 46 che sembra un po' aver accusato il colpo del gol. Jammet anticipato di testa, poi Locascio mettere fuori il numero 4 Romano e poi pallone in avanti e ancora Capitan Giardina di petto, Locascio, Mario Erbini, pallone per ancora Locascio, viene superato, viene, ruba il pallone maltese e ancora Ricciulli. Pallone di Ricciulli, pericoloso, a cercare il numero 11 lo Gerfo e guadagna un altro calcio d'angolo da Don Carlo Misilmeri che insomma sta mettendo davvero in difficoltà l'Unione Sportiva Mazara 46 che si deve dare un po' una sveglia, anche perché la squadra di Tommaso Napoli sembra davvero insomma in tutte le parti del campo, quindi... Pallone questa volta alto e Keba che la devia, intervento difficile di Keba che ha dovuto evitare l'intervento di un giocatore della Don Carlo Misilmeri che guadagna un nuovo calcio d'angolo e rimane sempre in attacco la squadra biancorossa che ricordiamo è in vantaggio per 1-0 qui allo stadio di Novaccara, il gol dal settimo di Maltese. Punizione e pallone viene carambolato, carambola sul petto di un giocatore della Don Carlo Misilmeri e poi Keba fa su il pallone, ma l'Unione Sportiva Mazara 46 deve uscire da questa morsa, deve mettere paura alla Don Carlo Misilmeri, ricordiamo reduce di una vittoria 2-0 in casa contro il Geraci, mentre l'Unione Sportiva Mazara 46 ricordiamo non vince da 5 turni, quindi deve tornare alla vittoria. Adesso un pace, un buon pallone per Rosella, una buona, un buon pallone di Rosella, ma l'arbitro vede un fallo, forse azione fallosa di Pace nei confronti di un difensore, e sentite anche Capitan Giardina che chiama i suoi compagni, crediamoci, e sì, bisogna crederci, bisogna portarsi in avanti, mettere in difficoltà Don Carlo Misilmeri che diciamo indietro non ci è sembrata così irresistibile, quindi bisogna trovare il varco giusto, bisogna trovare il giusto corridoio
è un po' a centrocampo che bisognerebbe controllare meglio, perché insomma abbiamo visto spesso Ferraù, come questa volta, aggredito da due uomini. Vedete il pressing da parte del Don Carlo Misilmeri, che adesso è sfortunato perché il pallone finisce sul tacco del numero 11, lo Gerf, e finisce fuori. Ma c'era un giocatore, Galfano, a terra. Adesso è lo stesso Galfano che dal pallone a Jammem, è ancora Mario Erbini che cerca di sfondare da quella parte, la parte centrale. Ferraù, tutto regolare, Ferraù sullo Gerfo, adesso buona la circolazione con Mario Erbini. Vincenzo Russo anticipa, forse atteso troppo, il pallone per Murania, e va avanti Ricciulli, dotato di grande velocità. Ricciulli sbaglia, Ricciulli, pallone per Jammer, recupera, deve uscire adesso l'Unione Sportiva Mazara 46. Galfano, buono questo pallone di Rosella, gioco di gambe da parte di Pace, Pace indietro per Jammer. Giardina, Mario Erbini, Ferraù, pallone per Murania, Murania si libera, di entra in area Murania e poi viene controllato da Ricciulli. Probabilmente ha perso il momento giusto Murania per mettere il pallone al centro, però ecco, bisogna accelerare soprattutto dalla tre quarti, bisogna accelerare le giocate, renderle imprevedibili per poter mettere in difficoltà una difesa da Don Carlo Misilmeri che non ci sembra davvero irresistibile, dicevamo, forse sì il centrocampo, l'attacco, anzi sicuramente insomma, ma la difesa non ci sembra proprio. Già nelle prime sortite l'Unione Sportiva Mazara 46 poteva far male alla Don Carlo Misilmeri, che ci è sembrata un po' timida in alcune circostanze. Adesso Maltese, che è l'autore del gol, sta giocando una grande partita, pallone in avanti e pericolosamente, perché Don Carlo Misilmeri ancora pallone, e questa volta il colpo di testa viene intercettato da Keba, ma Don Carlo Misilmeri ancora in avanti in due occasioni quando siamo alla metà del primo tempo. Pressione dei biancorossi. Pallone pericoloso. Adesso è Rosella che viene affrontato fallosamente. E l'arbitro, il signor Aba di Caltanissetta, non ha dubbi, fischia il calcio di punizione. Calcio di punizione quando siamo al 23esimo, calcio di punizione per l'Unione Sportiva Mazara 46. Ribadiamo il risultato: Unione Sportiva Mazara 46-0, Don Carlo Misilmeri 1, al settimo Maltese per i biancorossi. E adesso calcio di punizione, Rosella sul pallone, ricordiamo l'assenza di Licata, il vice capitano Licata, che insomma è uno specialista nei calci di punizione. Ma parte il numero 10, Rosella, buono il pallone di Rosella che viene deviato pericolosamente per pochissimo, e bravo il portiere Zummo, ma anche la traiettoria del pallone di Rosella sembrava ben indirizzata. Ci sembrava
ben indirizzato già il pallone di Rosella in partenza, poi c'è stata la deviazione che ha messo ulteriormente in difficoltà Zummo, che si è dovuto fare per avere gli straordinari. Adesso calcio d'angolo, Ferraù, però il pallone finisce, viene colpito da un giocatore dell'Unione Sportiva Mazara 46, ma il pallone finisce alto, quindi pericoloso calcio di punizione di Rosella, deviato dalla barriera, però insomma è stato bravo Zoom a distendersi, ma crediamo che se quel calcio di punizione fosse passato, se quel tiro fosse passato alla barriera, insomma poteva davvero creare un pericolo importante per Carlo Misilmeri, che adesso ancora allarga Maltese, sta facendo un'ottima partita Maltese. Ricciulli si accentra, Ricciulli, pallone messo al centro, ma è Jammé che fa buona guardia, e poi parte Galfano, anzi Murania, che però viene anticipato dal numero 8 Cerniglia. Rosella doveva darla prima a Murania, adesso è Galfano, fallo laterale, pallone per Modù, Jammé. Ancora Ricciulli, Miliziano per la Vardera, ma viene anticipato da Ferraù, fallo laterale, e ancora Miliziano, il numero 19, al fallo laterale. Avanti per Maltese, che gioca in pratica a tutto campo, tentativo di servire lo Gelfo, ma viene controllato da Jammé, che mette in fallo laterale. E, insomma, la partita è una partita difficile, una partita che bisogna trovare il gol del pareggio, mentre vedete da quella parte, dietro la porta difesa da Keba, 4-5 tifosi da Misilmeri. Adesso la Vardera, pallone in avanti, ma è sempre Jammé. Adesso Ferraù prova un tiro, ma viene deviato il numero 4 Romano. Vedete una bandiera del Don Carlo Misilmeri, un bandierone. Giardina, Russo, pallone accettato al numero 4 Romano, e poi fallo su Ricciulli, e ancora sentite Giardina che chiama i compagni, insomma. Pallone in avanti, fallo, però fischiato un fallo in attacco alla Don Carlo Misilmeri, insomma, che rimane lì a pressare nella propria metà campo l'Unione Sportiva Mazara 46, che deve uscire, deve cercare di creare superiorità numerica, deve cercare anche la chiave. Possono essere uomini come per esempio Murania, che è un giocatore che supera bene il suo avversario, anche Pace, per citarne due, ma anche lo stesso Rosella, Erbini. E pallone intercettato alla Vardera, che adesso è in avanti, e poi è Giardina che si trova sulla linea del passaggio perfettamente, e adesso bisogna sfruttare questo contropiede
Rosella, pallone di Rosella però messo al centro, ma ancora la Bardera che probabilmente poteva giocare meglio quel calcio di punizione. Ha avuto qualcosa da dire Tommaso Napoli proprio alla Bardera su quella giocata in avanti. Tommaso Napoli avrebbe voluto un altro tipo di giocata, probabilmente da quello che abbiamo capito, visto che c'erano due uomini e altri due uomini aveva chiesto appunto di tentare l'azione personale in modo da... E adesso in fuorigioco la Bardera, Ferraù, Jammè. Ci sono stati alcuni errori da parte della difesa ma anche del centrocampo dell'Unione Sportiva Mazara 46 che hanno poi consentito alla Don Carlo Misilmeri di attaccare, portare pericolosi attacchi. Ancora Maltese, buono questo gioco di gambe di Maltese per il numero, adesso è Ricciulli, ma il pallone è fuori gioco, cioè. Adesso Murania per Mario Erbini. Non si capiscono però con Pace che voleva il pallone in profondità, troppo arretrato. Adesso la Bardera da questa parte porta a spasso Galfano, poi pallone per Miliziano e il numero 8 Cerniglia, pallone indietro per Zummo, il portiere rilancia a cercare Maltese e poi esce Romano. E ancora il Don Carlo Misilmeri in avanti, sembra qualche problemino, attenzione, e il 24 Federico, pallone deviato quando siamo al 31esimo, Federico salva Keba, salva Keba in extremis. Federico aveva vinto un rimpallo, si era presentato davanti a Keba che è stato bravo a rimanere in piedi, anticipa tutti Mario Erbini ed evita danni, ulteriori problemi. Ancora in avanti la Don Carlo Misilmeri. Giardina di testa, Mario Erbini per Murania, vediamo se Murania sbaglia Romano, ne approfitta e poi è Murania che commette il fallo e arriva la prima ammonizione. Murania è il primo ammonito. Murania, il numero 11 dell'Unione Sportiva Mazara 46, perché fermato questa azione di possibile contropiede della Don Carlo Misilmeri dopo aver sbagliato il passaggio con le mani, quindi insomma l'arbitro, il signor Aba, non ha avuto dubbi, quindi giustamente ha ammonito Murania. Pallone in avanti a cercare Miliziano, anticipa Giardina che si lamenta per un'azione fallosa da parte di Maltese, e ancora Galfano, Giardina, Ferraù per Jammè, Russo in avanti a cercare Pace ma viene anticipato, ancora Giardina per Galfano. Galfano per Giardina,
rilancia Giardini in avanti a cercare Mario Erbini e poi Galfano, per l'arbitro tutto ok, per Romano, pallone per Maltese. Maltese entra in area Maltese, si presenta in area Maltese e poi c'è un forse un fuorigioco, perché probabilmente un fuorigioco, perché il pallone poi è stato toccato da un altro giocatore che nel frattempo si trovava in fuorigioco. Comunque pericolo ancora in area dell'Unione Sportiva da parte di Maltese, pericoloso in avanti. Maltese ha trovato un varco giusto, poi si è trovato davanti, anticipato dal proprio compagno che probabilmente era in fuorigioco, così si è alzata la bandierina. Quando siamo al 35esimo, ricordiamo il risultato: Unione Sportiva Mazara 46-0, Don Carlo Misilmeri 1, al settimo Maltese, che sicuramente è il più pericoloso, sta giocando una gran partita il numero 23 biancorosso, sta giocando fra le linee, adesso lo Gerfo che però non viene raggiunto, adesso Ferraù, vediamo, buon cambio di pallone per Ferraù, per cambio di campo per Murania, attende però l'arrivo di Russo al centro, pallone però insomma troppo lungo e Zummo si distende. Vediamo, comincia a scaldarsi qualcuno dalla panchina ancora Mario Erbini, buono Mario Erbini, questa ancora Mario Erbini, pallone buono per Murania che però non riesce a superare Zummo. Vediamo quello che è successo, perché insomma colpito un giocatore del biancorosso, ma è stata davvero clamorosa l'occasione di Mario Erbini, ha fornito un bellissimo pallone a Murania, quasi ipnotizzato da Zummo, occasionissima al 36esimo quindi per il Unione Sportiva Mazara 46 per pareggiare i conti. Era stato Mario Erbini bravissimo a preparare l'azione, l'occasione, poi Mario Erbini aveva dato un ottimo pallone a Murania che si è trovato di fronte a, anche se in posizione più defilata, di fronte a Zummo, ma non è stato adesso un fallo, vede l'arbitro un fallo di Vincenzo Russo. È arrivata un'occasione importante di Murania, ha avuto nei suoi piedi il pallone del possibile 1-1. Cerniglia, Lavardera, ancora Cerniglia, pallone per Maltese, vediamo, la gira molto bene per Ricciulli che agisce da esterno, pallone per Federico. Fallo in rimessa dal fondo, pallone che finisce sul fondo, quindi è Kepa e deve ripartire
Unione Sportiva Mazara 46 in questi ultimi minuti del primo tempo. Ancora Ferraù che insomma sta davvero lottando su ogni pallone a centrocampo. Gara non facile certamente. Adesso Locascio in avanti alla ricerca di Mario Erbini, pallone però intercettato, torna in avanti Don Carlo Misilmeri con Maltese, si ferma un po', vediamo, attende e poi tocca un pallone con le mani, Maltese, e viene ammonito. Quindi ammonito Maltese. Ammonito Maltese, quindi è calcio di punizione, pallone di Jamè per Galfano. Ferraù in avanti. Murania e guadagna un prezioso calcio d'angolo. Vediamo se saprà sfruttare questo calcio piazzato sulla battuta Ferraù. Calcio d'angolo di Ferraù. Quando siamo al 41esimo, adesso l'arbitro va a sedare un po' gli animi al centro dell'area di rigore della Don Carlo Misilmeri. Pallone che finisce sui piedi di un giocatore del biancorosso che... E poi pallone in avanti ancora da parte dell'Unione Sportiva Mazara 46 che cerca adesso in questi ultimissimi minuti del primo tempo di stringere Don Carlo Misilmeri nella propria metà campo. Sarebbe importante trovare il gol del pareggio. Adesso Pace in avanti, pallone forse un po' troppo lungo per Rosella che però insomma riesce a conquistare un fallo laterale. Ancora Pace e poi fermato in calcio d'angolo. Ancora un calcio d'angolo che lo stesso Pace, e vedete, si portano in avanti molti giocatori dell'Unione Sportiva Mazara 46. C'è da tentare il tutto per tutto in questo finale di primo tempo. Vede qualcosa l'arbitro, vediamo, magari ecco, ha chiesto a Pace di sistemare meglio il pallone sul corner. Parte nuovamente Pace. E palle pericolosissime, Ricciulli che riesce ad evitare il peggio. Sul pallone stava andando Giardina, pensate, quindi pallone tagliatissimo sul primo palo, quello di Pace. È stato Ricciulli ad anticipare Giardina. Pace. Questa volta il pallone raggiunge forse troppo Locascio che insomma sbilanciato non è riuscito a colpire bene il pallone che è finito sul fondo e quindi si riprende con una rimessa al fondo per l'Unione Sportiva, scusate, per il Don Carlo Misilmeri. Che
che può respirare, in quanto insomma negli ultimi minuti la morsa dell'Unione Sportiva Mazara 46 è stata. Adesso ancora una disattenzione, però Ferraù, pallone per Pace. Pace viene anticipato, è ancora l'Unione Sportiva Mazara 46 in avanti con Locascio, Russo, ancora Locascio, forse toccato fallosamente, ancora Russo, pallone, vedi Russo in avanti, ma è ancora Don Carlo Misilmeri a mettere fuori, ancora Ferraù, Ferraù verso Mario Erbini. E l'arbitro vede un fallo di Galfano sulla Vardera. Siamo allo scadere, un minuto di recupero. Soltanto un minuto di recupero dall'arbitro, concesso all'arbitro Aba. Questo primo tempo, che ricordiamo il risultato, Unione Sportiva Mazara 46-0, Don Carlo Misilmeri 1, il gol al settimo maltese su colpo di testa. Fallo su Rosella e ammonito il numero 4 Romano per questa entrataccia su Romano, su entrataccia su Rosella da dietro, insomma pericolosa, quando sta per scadere il minuto di recupero, ma crediamo che l'arbitro, il signor Aba, faccia giocare ancora qualcosina. Pallone in avanti, cercare Mario Erbini, spizzica di testa per Locascio e l'arbitro su questo attacco di Unione Sportiva Mazara 46, l'arbitro Aba manda tutti in spogliatoio per l'intervallo sull'1-0 per gli ospiti Don Carlo Misilmeri al settimo maltese. Ci ritroveremo per raccontarvi il secondo tempo di Unione Sportiva Mazara 46, Don Carlo Misilmeri, a fra poco. Gentili telespettatori, eccoci ritornati per il secondo tempo di Unione Sportiva Mazara 46 contro Don Carlo Misilmeri. Ricordiamo il risultato al primo tempo al settimo maltese per gli ospiti, 1-0 per gli ospiti, che hanno avuto poi qualche altra occasione per raddoppiare, ma poi sul finire del primo tempo è stata l'Unione Sportiva Mazara 46 con due occasioni nette, insomma, con Rosella su calcio di punizione e poi un'occasionissima per Murania su assist di Mario Erbini. Adesso vedremo, insomma, un po' come l'Unione Sportiva Mazara 46, che intanto è rientrata in campo, ci sembra con gli stessi uomini, con la stessa formazione del primo tempo. C'è da notare che, insomma, vista l'assenza dello squalificato Licata, ma anche l'infortunio di Angileri e di Barbero, mister Domenicali ha optato per portare al centro Locascio, insomma, comunque si è dato un grande affare Ferraù, ma le difficoltà evidenti. Adesso attacca l'Unione Sportiva Mazara 46 con Vincenzo Russo, pallone in avanti e Murania a deviare di testa alla ricerca di un giocatore che, insomma, poi è Carlo Misilmeri che mette fuori Capitan Giardina. Jamè tenta di servire Rosella, viene chiuso Rosella. Poi Russo in avanti, ancora Russo,
Ferraù, buono di Tesa Ferraù e poi Locascio, ancora pallone per, vediamo, e adesso arriva un cambio, vediamo quando siamo al secondo minuto. L'Unione Sportiva Mazara sostituisce Murania con Cristaldi. Entra Cristaldi ed esce Murania. Ricordiamo che Murania era anche ammonito per un fallo di mani nel primo tempo. Quindi adesso è entrato Cristaldi, ricordiamo che Cristaldi nel precedente incontro interno contro l'Accademia Trapani si era conquistato un calcio di rigore che poi Mario Erbini aveva fallito. Cristaldi che prende quindi il posto di Murania, si posiziona in esterno e in avanti, adesso è proprio lui, si libera bene Girolamo Cristaldi, pallone per Russo, ancora Russo in avanti, viene affrontato dal numero 6 Pellegrino. Fallo laterale, fallo, diciamo pallone sul fondo, nessun fallo. E poi Cerniglia in avanti, e Jamè ad anticipare, poi lo Gerfo servito da Lavardera, ma è bravo il capitano Giardina a mettere fuori. Movimenti anche nella panchina biancorossa, il tecnico Tommaso Napoli che ha dato poc'anzi istruzioni anche a Ricciulli. Proprio Ricciulli riceve questo pallone largo, Ricciulli, ma è finito in fuorigioco ed è subito Keba che rilancia per Cristaldi che però viene fermato in fallo laterale da Federico. Locascio torna indietro, sterza, pallone per Giardina. Ricordiamo prima di questa partita Don Carlo Misilmeri 22 punti, 5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte, gol fatti 23, così come gol subiti. Mentre l'Unione Sportiva Mazara 46, ricordiamo, 36 punti in classifica, 10 vittorie. Bravo Cristaldi, si porta il pallone, poi il tacco e pallone per Locascio, bellissima azione al quinto show di Cristaldi, grande Cristaldi che insomma ha avuto un grande approccio con al quinto Cristaldi di tacco per Locascio, da buona posizione ha fallito il pareggio, l'1-1. Bravo Cristaldi a stoppare il pallone, poi superare un giocatore, andare sul fondo e poi con un tacco ha messo, insomma, ha dato il pallone al centro dove è arrivato Locascio che da buonissima posizione ha sparato alto e adesso è Tommaso Napoli. Zummo in avanti a cercare Miliziano,
Pallone però finisce in fallo laterale, riprende l'Unione Sportiva Mazara 46, che si è resa pericolosa con neo entrato proprio Cristaldi, che ha costruito un'ottima palla gol per Locascio. E adesso è Federico che intercetta un pallone di Jamè, ancora Federico, però è sempre Jamè, bene la Ferraù, ancora Federico, Romano per Ricciulli affronta Vincenzo Russo e poi si porta il pallone in sul fondo ed è Keba che riprende il pallone, fa ripartire l'Unione Sportiva Mazara 46. Pace. Fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri. Quando siamo all'ottavo del secondo tempo, ricordiamo risultato 1-0 per gli ospiti. Gol al settimo del primo tempo maltese. Locascio, Cristaldi, pallone un po' corto per Russo, fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri. E adesso sta per entrare un altro, è Velardi che sta per entrare ed esce Rosella. Quando siamo al nono, sostituisce Rosella con Velardi. Velardi per Rosella, cerca di dare sostanza all'attacco, quindi deve dare peso all'attacco mister Domenicale, l'attacco dell'Unione Sportiva Mazara 46, inserendo proprio un centravanti di posizione, insomma, quali. E adesso la Vardera, però chiude bene Capitan Giardina e poi rilancia, ma è Romano di testa a intercettare, e ancora la Vardera. Ancora Don Carlo Misilmeri nella metà campo di Unione Sportiva Mazara 46. Stavolta Cerniglia è costretto a dare il pallone indietro per Zummo, che gira da quest'altra parte per il numero 6 Pellegrino. Pellegrino rilancia in avanti, ma è sempre Jamè a fare buona guardia. E poi Ricciulli, pallone per Federico, la Vardera. Si avventura il giocatore del Don Carlo Misilmeri in un dribbling, ma viene fermato. Adesso Vincenzo Russo, pallone in avanti, però insomma intendeva servire forse Pace, ma il pallone è troppo lungo. Mentre vediamo che si sta scaldando Simone Erbini. Nella panchina Unione Sportiva Mazara 46. Diversi uomini invece che stanno facendo riscaldamento per Don Carlo Misilmeri. Vediamo cosa opterà anche Tommaso Napoli, che finora non ha effettuato nessuna sostituzione. Due invece per il Unione Sportiva Mazara 46. Cristaldi ha preso il posto di Murania e Velardi al posto di Rosella. Ricordiamo gli ammoniti: maltese Romano per il Don Carlo Misilmeri, Murania che è uscito però per quanto riguarda l'Unione Sportiva Mazara 46. Ricordiamo l'Unione Sportiva Mazara 46, lo avevamo interrotto proprio quando c'è stata l'occasione creata da Cristaldi. 36 punti, 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sole sconfitte, gol fatti 27, gol subiti 14. Adesso c'è un uomo giocatore del Don Carlo Misilmeri, viene ammonito Locascio. Ammonito Locascio.
per fallo su Romano. Adesso Tommaso Napoli va a parlare con il numero 21 Cossentino, gli ha dato qualche consiglio, vediamo. Un difensore, Tommaso Napoli era un difensore, insomma, sicuramente esperto, quindi avrà dato qualche consiglio al suo giocatore che è al centro della difesa. Giardina, fallo su Giardina da parte del numero 23, del numero 11, scusate, lo Gelfa, adesso Vincenzo Russo. Cristaldi, difende il pallone Cristaldi, sbaglia Locascio e poi è lo Gelfo. Romano, fa circolare il pallone da Don Carlo Misilmeri. Unione Sportiva Mazara 46 deve uscire, insomma, deve cercare lo spunto giusto. Era buono quello che è. Adesso Mudu, fallo del numero 19 Miliziano su Mudu, che ha una vistosa fasciatura nella mano sinistra. Pace, pallone per Ferraù prova a mettere al centro ma viene rimpallato il pallone e parte Don Carlo Misilmeri con Maltese ed è bravissimo Keba a evitare al 14esimo. Keba salva su Maltese, calcio d'angolo. Bravo Keba a rimanere in piedi. Maltese, che aveva servito dal numero 11 lo Gelfo, seguito da Ciammè, aveva trovato lo spazio per il tiro, aveva trovato l'angolazione, ma è stato bravo il portierone dell'Unione Sportiva Mazara 46 a evitare il 2-0. E adesso altra sostituzione per l'Unione Sportiva Mazara 46, vediamo, e il numero 2 Ciolino al posto di Galfano. 46 sostituisce Galfano con Ciolino. Al 15esimo, quindi del secondo tempo, entra Ciolino ed esce Galfano. Altra sostituzione. Vedremo un po', la squadra di Domenicali deve recuperare. Oggi però è difficile, perché insomma difficile è previsto, perché adesso è Locascio che oggi viene impiegato a centrocampo proprio perché squalificato Licata, infortunati Angeleri e Barbero, quindi in piena emergenza il centrocampo, centrocampo diciamo dell'Unione Sportiva Mazara 46. Adesso arriva il cambio per Pavisic, il centravanti Pavisic sta per fare il suo ingresso in campo al 16esimo, vediamo. Pavisic, la Don Carlo Misilmeri sostituisce ed esce Maltese, che Maltese con Pavisic. Maltese che è stato l'autore del gol, è entrato Pavisic, l'argentino Pavisic. Al posto di Maltese. Maltese era peraltro anche ammonito, quindi adesso calcio di punizione per l'Unione Sportiva Mazara 46 quando siamo quasi al 17esimo. Ricordiamo il risultato, 0-1. Il gol proprio di Maltese, che è appena uscito per far posto a Pavisic. Pallone in avanti,
Zummo, poi è proprio Pavicic che sbroglia la matassa e poi rilancia, pallone in avanti per la Vardera, ma fallo laterale. Sembra soddisfatto Tommaso Napoli da questa uscita da parte della sua squadra, questo disimpegno. Vedremo se Domenicali tenterà la carta Perrone, il giovane Perrone, anche lui prodotto della cantera giallorossa, che è rimasto infortunato in queste ultime giornate. Adesso parte nella sua posizione Locascio e poi pallone per Cristaldi. Cristaldi accelera, Cristaldi, e poi fermato in calcio d'angolo. Ancora una bella sortita da parte di Cristaldi, che forse ha perso l'attimo giusto per rincorrere quel pallone. Serviva uno scatto in più per superare, è stato sì guadagnato un calcio d'angolo, però poteva giocarla meglio. Comunque calcio d'angolo, Ferraù, pallone tagliato di testa e Jammet, pallone che finisce però al lato della porta difesa da Zummo. E siamo, è trascorso il diciottesimo, insomma più quasi diciannovesimo. Adesso Giardina, Giardina in avanti per Pace, Pace, ancora Pace, si converge al centro, poi cambia da quest'altra parte per Russo, vediamo se metterà al centro Russo, mette al centro Russo, ma esce Cossentino e poi è il numero 24 Federico che controlla, ancora Federico, esce molto bene Federico dalla morsa di Ferraù e di Locascio. Miliziano, dalla Vardera, e adesso Cerniglia, pallone per Ricciulli, Ricciulli che supera sul primo palo quando siamo al ventesimo, Ricciulli. Ricciulli supera, tiro a rasoio sul palo, sul primo palo, segna il 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Quindi quando siamo al ventesimo, la Don Carlo Misilmeri segna il 2-0 con Ricciulli. Un'azione insistita nella metà campo dell'Unione Sportiva Mazara 46, che ha provato in questi minuti a portarsi in avanti, però Carlo Misilmeri sta giocando un'ottima partita, la squadra di Tommaso Napoli, la squadra di esperti, magari ecco questa squadra crediamo insomma che se avesse giocato fin dall'inizio le partite con questa verve probabilmente sarebbe in ben altra posizione di classifica. Invece ancora difficoltà a parte dell'Unione Sportiva Mazara 46 a trovare il gol, la rete. Adesso Pace, calcio di punizione che però insomma non è che impensierisce molto Zummo, il pallone non è, era sì angolato ma era abbastanza insomma da posizione davvero defilata e da lontano, quindi difficile da quella posizione
poter impensierire un portiere come Zummo, che adesso rilancia con i piedi, Zummo in avanti a cercare Pavicic, che adesso è diventato il terminale offensivo della squadra di Tommaso Napoli. La Vardera che controlla sempre molto elegantemente il pallone, insomma fa respirare la squadra, fa salire adesso Pavicic, ancora la Vardera che ha dello spazio, pallone in avanti e Ferraù che controlla il numero 8. E poi Mario Erbini che combatte, ma è ancora un giocatore biancorosso che però è il numero 4 Romano che ci prova, ma il pallone finisce abbondantemente al lato. Io ho sentito Locascio che si lamentava, insomma, col compagno, vediamo. Cristaldi si stavano chiarendo sulle posizioni. Russo, pallone per Ferraù, Ferraù lo gira per Giardina. Giardina per Ciolino, che è entrato al posto di Galfano. È stata la terza sostituzione di mister Domenicali, una soltanto per mister Tommaso Napoli. Pavicic al posto di Maltese. E adesso vediamo se un'altra sostituzione. Sta per arrivare il momento, come pensavamo, di Perrone, Michele Perrone, al 24esimo. Esce l'Unione Russo. Sportiva Mazara 46 sostituisce Russo con Perrone. Quindi entra Perrone ed esce Russo, quindi Unione Sportiva Mazara 46 ha trazione proprio anteriore. Gioca tutto per tutto. Adesso è tornato sulla con la difesa a 3 mister Domenicali con Giardina, Modù e Locascio. Pallone in avanti di Ciolino, ma fa buona guardia la difesa del Don Carlo Misilmeri. In avanti adesso ci sono, pensate, ci sono Mario Erbini, Perrone e Velardi, proprio come attaccanti. E poi anche Cristaldi, insomma, più laterale, più, posizione più laterale. Un fallo e giù il numero 11, lo Gelfo, si riprenderà quando siamo al 25esimo. Ricordiamo il risultato, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri qui allo stadio di Novaccara contro l'Unione Sportiva Mazara 46, gol al 7° del primo tempo Maltese, al 20° del secondo tempo Ricciulli. Tanto, insomma, lavoro per l'Unione Sportiva Mazara 46 che deve far fronte anche agli infortuni. Oggi ricordiamo un centrocampo davvero rabberciato, centrocampo dove l'unico, insomma, Ferraù è l'unico giocatore di ruolo. Mentre ricordiamo che Locascio adattato in quel ruolo, insomma, difficile adattare sempre un laterale, un ruolo centrale, sono diversi gli spazi, diversa anche l'approccio, no? Che può avere un esterno rispetto a un ruolo centrale. Adesso è Pace che torna indietro, insomma, deve tornare indietro. Ricordiamo le assenze per squalifica Licata,
era diffidato contro l'Accademia Trapani. Adesso vediamo, vediamo un, è il numero 11, lo Gelfo, numero 11 lo Gelfo, anche lui finisce nell'elenco degli ammoniti, per questa trattenuta su Locascio. Ferraù, dicevamo, squalificato Licata, ma infortunati Angileri già da qualche giornata, il giovane Angileri, e poi anche l'infortunio di Barbero, l'italo argentino, insomma, che era stato in questa fase della stagione sicuramente uno dei migliori. Ferraù, Perrone, anzi scusate, Verardi, Pace, Pace in avanti a cercare Cristaldi, anticipato da Ricciulli, e poi Locascio, Locascio per Cristaldi, ancora Cristaldi, Ferraù, vediamo se mette al centro, e ancora laterale per Ciolino, pallone però che finisce tra i piedi di un giocatore del, adesso Pavisic, ma è bravo Giardina. Velardi, Erbini, Cristaldi, e il pallone sfiorato da Perrone. Perrone sfiora di testa, pallone che non finisce però nello specchio della porta difesa da Zummo, ma non viene neanche deviata da qualche altro giocatore. Prova a riaprire la partita almeno l'Unione Sportiva Mazara 46 quando siamo al 29esimo, ricordiamo il risultato 2-0 per la Don Gallo Misilmeri. Ancora pallone che passa, la Vardera, adesso sono 4 contro 3, anzi contro 2, e salva ancora una volta Keba, ma questa volta c'era il fuorigioco, quindi insomma non si può parlare di occasione da gol quando, in quanto il tiro del numero 24 Federico è avvenuto in posizione di fuorigioco. Poteva giocarla meglio effettivamente Don Carlo Misilmeri questa azione, erano in 4 contro 2. Sono stati bravissimi i due centrali dell'Unione Sportiva Mazara 46 ad uscire al momento giusto mettendo in fuorigioco Federico. Pallone per Mario Erbini, pallone adesso per la cerca di difendere la Perrone, ancora pallone indietro e Jammè, Locascio, Locascio per Cristaldi, pallone al centro di Cristaldi, Mario Erbini, ma il pallo, l'arbitro vede un fallo di mani, vede un fallo di mani nell'agganciare quel pallone, adesso i palloni entrano due. Altro cambio, vediamo, sta per entrare un ex, crediamo, perché si tratta di Sheriff, l'ex proprio dell'Unione Sportiva Mazara 46, Sheriff sta per uscire, crediamo lo Gelfo, vediamo, sì, sta per uscire lo Gelfo, quindi quando siamo al 31esimo. Nella Don Carlo Misilmeri esce lo Gelfo, entra Sheriff. Quindi esce lo Gelfo, anche lui era ammonito, e quindi è entrato Sheriff. Probabilmente anche Napoli avrà anche calcolato anche gli ammoniti, perché sono usciti sia Maltese per Pavisic e adesso lo Gelfo per Sheriff, entrambi erano ammoniti. Rimane ammonito fra le fila dei biancorossi, adesso ancora Ricciulli, Ricciulli è stato ben rimpallato da Jammè, e ancora però pericolosamente la Don Carlo Misilmeri,
quando siamo al 32esimo. Ancora pericoloso Ricciulli. E adesso bisogna stare attenti, perché dietro ovviamente, con una squadra così a trazione così anteriore, bello questo pallone per Cristaldi, bene Cristaldi, pallone indietro per Locascio, forse Cristaldi poteva fare qualcosa, poteva giocarla di prima, insomma preferito tornare indietro. Adesso ancora Locascio, guadagna un buon pallone e poi tira Locascio e per poco non sorprende Zummo su questo tiro. Locascio, quindi insomma Unione Sportiva Mazara 46 in avanti, sta tentando tutto per tutto, ovviamente rischiando un po', però bisogna riaprire in un modo o nell'altro la partita. Pallone in avanti, Mario Erbini che ha colpito di testa, però era sbilanciato. Adesso un uomo a terra, un giocatore a terra per la Don Carlo Misilmeri. Ne approfittano un po' anche le squadre per rifiatare. L'Unione Sportiva Mazara 46 sta tentando un forcing finale, insomma rischiando un po' anche, però insomma bisogna almeno quantomeno riaprirla. Per poter poterla agganciare questa partita, perché insomma una partita dove Don Carlo Misilmeri ha fatto il suo gioco con possesso palla, però certamente si sono fatte sentire le assenze a centrocampo, è innegabile questo, perché Ferraù solo come giocatore di ruolo, con Locascio, Pace troppo esterno, crediamo insomma che sicuramente Don Carlo Misilmeri ha avuto delle giocate importanti, però bisogna anche calcolare queste difficoltà chiaramente oggettive, insomma. Nulla da togliere però alla gran prova della squadra di Tommaso Napoli fino adesso, che ha pure sbagliato qualche gol. Pavisic ha preso il pallone con le mani, è stato bravo Keba in un'occasione, anche bravo anche Jammé nell'evitare che Ricciulli potesse segnare una doppietta. Ricordiamo Ricciulli, ex Mazara. Ferraù, Locascio che adesso è tornato esterno, ancora Jammé, pallone a cercare Velardi che adesso si abbassa un po' e riceve il fallo, subisce il fallo, e quindi pallone in avanti, calcio passato con Ferraù, ancora Jammé, pallone in avanti però troppo lungo, ha tirato senza magari guardare. Ci sono quattro attaccanti di ruolo adesso per l'Unione Sportiva Mazara 46, tenta il tutto per tutto mister Domenicali alla ricerca di quel gol che potrebbe riaprire l'incontro, ma il tempo stringe, mancano meno di 10 minuti alla fine, poi ci sarà il recupero. Adesso Sheriff, l'ex di turno Sheriff per Ricciulli, ancora Sheriff, pallone per Federico. Sono tutti giocatori che hanno giocato a Mazara del Vallo, sono Federico, Sheriff e Ricciulli, che peraltro ha segnato. Pallone per Sheriff, ben controllato da Ferraù,
pallone in avanti, ma è Romano, viene anticipato, è bravo Perrone, e poi ancora Romano che commette fallo su Mario Erbini. Ferraù, pallone a cercare Locascio, ma troppo lungo, controlla Cerniglia, pallone in fallo laterale ancora per l'Unione Sportiva Mazara 46. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio. E adesso un pallone al centro di Cristaldi, pericoloso, e poi Locascio, ma il pallone supera attraversa lo specchio della porta della difesa da Zoom, e poi adesso è Keba che deve allontanare con i piedi per evitare il peggio, perché Pavisic si stava avventando su quel pallone. Vedremo se c'è qualche altra. Adesso c'è un giocatore a terra, il numero 21, Cossentino. A terra Cossentino. Cossentino è a terra. Sarà fatto male da solo. Cossentino a terra, si sarà fatto male da solo. Anche il collega Piero Campisi che segue adesso, vedete che segue un po' quello che sta succedendo, insomma la situazione è un po'. Va a farsi medicare fuori dal campo. Adesso si riprende. Pallone per Velardi. Velardi per Ciolino, pallone in avanti alla ricerca di bene di petto Perrone, poi Velardi ancora indietro per Locascio. Cambia gioco Locascio per Ciolino. Pallone in avanti a cercare Perrone. Di testa Perrone, ma il pallone arriva a Cristaldi. Vedremo Cristaldi. Pallone in avanti di Cristaldi, ma non raggiunge, era troppo alto. Insomma, probabilmente doveva aspettare Locascio, che nel frattempo stava sovrapponendosi. Siamo curiosi di sapere cosa avrà detto mister Tommaso Napoli prima a Cossentino, insomma, in merito agli ultimi minuti. Vediamo. Adesso ancora Keba che cerca di rilanciare l'azione dell'Unione Sportiva Mazara 46. Pallone inseguito però troppo lungo per Ciolino, insomma, che non legge bene, e sta per arrivare un'altra soluzione per la squadra di mister Napoli. Vediamo, Lavardera, proprio, ecco, mi diceva proprio questo Piero Campisi, che probabilmente Lavardera non stava bene, quindi era questo che mi stava dicendo. Ed è il numero 30, Bertoglio, altro ex Bertoglio. Esce la Lavardera, entra Bertoglio. Bertoglio, quando siamo al 41esimo, Bertoglio per Lavardera. E quindi quattro sostituzioni per la squadra di mister Tommaso Napoli, 3.
anzi 3 per il 3 per la squadra mister Tommaso Napoli, mentre 4 per l'Unione Sportiva Mazara 46. Sono entrati in campo in questo secondo tempo Cristaldi, Velardi, Perrone e Ciolino. Ancora Don Carlo Misilmeri, il tiro, Paracheba, rilancia in avanti a cercare Mario Erbini, aggancio a seguire di Mario Erbini e poi pallone indietro per Zummo che rilancia, pallone ancora in fallo laterale a favore degli ospiti. Pavisic, Sheriff, Velardi, anzi Cristaldi aveva cercato di intercettare il pallone, poi un fallo di Mario Erbini sul numero 6 Pellegrino e il romano serve direttamente Zummo che adesso rilancerà con i piedi in avanti a cercare Ricciulli anticipato da Sciolino. Poi è Pavisic che conquista un pallone, lo difende l'argentino e poi lo ruba Pace che riparte. Ancora Pace che però viene fermato, poteva dare un pallone. E adesso va Sheriff, simbola Sheriff. Sheriff e non riesce alla fine insomma a deviare. Mettere il pallone al centro dopo aver superato Keba che gli va a dare affettuosamente una pacca sulle spalle, insomma adesso è Velardi da quest'altra parte, pallone al centro però forse un tocco, non sappiamo, ma ci sembra tutto ok, l'arbitro era pure 5 minuti di recupero e ci sembrano insomma adeguati visto anche i cambi, non si è perso moltissimo in campo però ecco a parte qualche fallo, però più che altro l'arbitro aveva contato il come adesso è Cristaldi che però e viene fermato fallosamente e arriva l'ammonizione per il numero 30 Bertoglio, proprio quindi Bertoglio appena entrato viene ammonito per fallo su Cristaldi, ricordiamo anche Bertoglio un ex. E Ferraù, vedremo se Unione Sportiva Mazara 46 saprà sfruttare questo calcio piazzato con Ferraù. Ferraù parte Ferraù direttamente, pallone alto sopra la traversa, insomma non gira abbastanza. Siamo quasi al secondo minuto di recupero. Altra sostituzione, crediamo, da parte del Don Carlo Misilmeri. Vediamo. È il 27 che si sta preparando. Virzi, vediamo di chi prenderà il posto. Pavisic e Jamais, ma Jamais anticipa Pavisic e poi Ricciulli, Sheriff Pavisic e poi Bertoglio che si porta però il pallone in fallo laterale. E adesso arriva il cambio.
ed esce il numero 4 Romano, anche lui era ammonito, quindi quando siamo al 47esimo. Carlo Misimeri sostituisce Romano con Virzi. Entra Virzi ed esce Romano. Quindi quattro sostituzioni per entrambi entrambe le squadre. Comunque l'ultima di Virzi che ha preso il posto di Romano, che era ammonito. Quindi Ferraù alleggerisce per Giardina. Ancora Pace in avanti, Pace, vediamo se saprà sfruttare questa sortita. Pace ancora, pallone al centro ma non c'è nessuno, c'è Mario Erbini da che deve tornare indietro e poi servire Locascio. Ancora Locascio, mette il pallone al centro per Mario Erbini. Locascio, pallone al centro di Locascio e viene anticipato l'attaccante Velardi e poi in avanti ancora Pace a cercare Locascio e poi Locascio fa partire un tiro quando siamo al 48esimo. Tiro di Locascio parato da Zummo con i piedi, insomma con la coscia addirittura. Adesso Ricciulli per Sheriff, anticipato da Giardina che poi guadagna un fallo laterale. Un minuto alla fine anche del recupero. Ferraù pallone per Ciolino, insomma si profila una battuta d'arresto per l'Unione Sportiva Mazara 46, insomma certamente fa riflettere questo risultato, anche magari condizionato anche dalle assenze a centrocampo, però certamente qualcosa anche lì quest'oggi in avanti non ha funzionato. Non ha funzionato qualcosa lì davanti, perché a parte sì qualche conclusione, ma la squadra sembra aver perso un po' di smalto. Mentre vediamo che si tocca la coscia sinistra Locascio, che quest'oggi è stato costretto ai straordinari giocando a centrocampo centrale. Dovuto far fronte mister Domenicali alle assenze di lo squalificato Licata. Adesso parte Pace, pallone deviato, calcio d'angolo e l'arbitro però in questa decreta la fine della partita in questo momento. Quindi ribadiamo il risultato qui allo stadio Nino Vaccara: Unione Sportiva Mazara 46-0, Don Carlo Misilmeri 2. I gol al primo tempo, al settimo Maltese, al invece al ventesimo del secondo tempo Ricciulli per il 2-0. Ed è tutto qui dallo stadio Nino Vaccara, a tutti voi un buon proseguimento delle trasmissioni.